Abbiamo qui il piacere di essere con Mario Brunet, qui allo stand Calabria del Salone Internazionale del Libro. Mario Brunet, politico italiano e calabrese, già deputato della Repubblica e membro del Consiglio d'Europa. Quest'anno ricorre l'80° anniversario della morte di Antonio Gramsci. Cosa resta oggi del suo pensiero, del pensiero gramsciano? Io ritengo che dovremmo cogliere questa occasione dell'80° anniversario per parlare proprio di Gramsci e dare una risposta a questa domanda, nel senso cioè che sono convinto che la crisi che stiamo attraversando, i rapporti di degrado politico, economico e sociale di questa Italia sono veramente uno dei punti su cui dovremmo riflettere, perché sono l'antitesi con una concezione morale, con una concezione storica dell'Italia che era di Gramsci. Oggi quindi questa amnesia che cade sulla testa della gente, questa chiusura da parte anche delle grandi aree politiche che dovrebbero propagandare l'idea gramsciana, questo tentativo di metterlo in soffitta dovremmo cercare di rovesciarlo, perché è proprio avendo accantonato Gramsci che la sinistra ha un punto grande. Del resto Gramsci all'inizio degli anni 50, ma anche prima, quando si è incominciato a discutere della nuova Italia da ricostruire dopo la guerra, praticamente civile italiana e francese, Togliatti ha lanciato Gramsci come punto di riferimento per la costruzione del grande partito comunista, praticamente come si chiama. Quando il Partito Comunista invece all'inizio degli anni 60 incominciò ad abbandonare questa idea, e in ogni caso dopo gli anni 70, soprattutto a partire dai fatti di Reggio, ha incominciato a parlare di larga intesa con l'Unione della Democrazia Cristiana, di centro-sinistra, allora poi il Partito Socialista era già al governo, rincorreva il Partito Comunista, da allora è iniziato un fatto concreto, come se si fosse seduto su un piano inclinato e andato giù fino all'ombra di se stesso, ma lei in questo momento la sinistra non c'è, è grave.